Solidarietà ai miei amici, compagni e fratelli nel denunciare le loro istanze, che sono anche le mie. Vorrei dire una cosa solo, anche perché i miei amici hanno già espresso concetti molto chiari e quindi è inutile che io li ripeta. Volevo far presente solamente questo, che il genere umano è una corrente vitale. Le correnti vitali esistono perché la loro centralità è mantenuta in vita. In questo momento storico la centralità dell'uomo non è ben assata, c'è la centralità mentale che sopravvale quella che è al di sopra di quella del cuore. E quando non c'è equilibrio nella società, la società si disgrega. Noi stiamo vivendo questo periodo in cui la materia sta abolendo quasi la spiritualità, quello che ci ha aiutato nei secoli nella sopravvivenza. E questo non deve essere, perché se la speculazione finanziaria sopravviene a bisogni del cuore, ai bisogni della centralità dell'uomo, tutto va in rovina, tutto si corrompe, tutto finisce. Bisogna fare in modo per la nostra sopravvivenza che la testa e il cuore ritornino ad essere in equilibrio, in modo che la nostra civiltà e la nostra corrente umana possa perpetrarsi nel tempo. Vi grazie ancora.